grazie a voi, grazie dell'invito. In realtà questo titolo e questa relazione già apparivano pretenziosi, non solo per come si proponevano forse di sbrogliare una vicenda ovviamente talmente complessa, io non ho la presunzione. Quindi oggi siamo in realtà qui, già tante cose sono state dette in questo che è un discorso, un dialogo, e mi rifaccio molto volentieri alle belle parole che ha detto prima Tina Marinari per Amnesty, perché quello è un punto importante, che l'associazione come Amnesty, la più importante di queste associazioni, prenda parola chiaramente, ribadisco un dato di fatto che è inoppugnabile, e ovvero che dentro Israele, che come è stato detto da un'altra associazione importante, Bezzele, la Human Rights Watch, non c'è un centimetro di terra dello Stato israeliano storico, di Israele e di quella porzione che occupa Cisgiordania, West Bank, dove un israeliano ebreo, un israeliano palestinese o un palestinese abbiano gli stessi diritti. Questa cosa ci rende evidente quello che in una parola sola si può definire apartheid, e che in realtà pone, secondo me, più problemi a più livelli. Da un lato, stessa cosa, lascia talmente increduli, perché tutti noi partiamo dal dato di fatto: Israele è una democrazia, anzi è l'unica democrazia del Medio Oriente, e quindi questa cosa è inconciliabile col fatto che, ci sia un regime di apartheid. Ci turba talmente tanto, forse turba anche il fatto della nostra inerte, silenziosa complicità, che preferiamo omettere di indagare. In realtà le due cose non sono affatto in contrasto. Israele è certamente una democrazia al suo interno, non è una democrazia per tutti i suoi cittadini, non solo ovviamente i palestinesi che sono occupati, oppressi e invasi, non hanno alcun diritto. Ma la cosa più singolare e interessante, che anche su questo Amnesty si sia soffermato, è che gli stessi cittadini israeliani, a seconda dell'appartenenza etnica, ebraica o araba, hanno diversi diritti. Questa cosa non si potrebbe sentir dire in nessun altro paese al mondo, o meglio, si è sentita dire in Sudafrica, un esempio di democrazia che consentiva solo alcuni cittadini con un certo colore della pelle di avere una certa serie di diritti. E Israele stesso, che su alcuni punti è molto franco, qualifica se stesso come democrazia ebraica, aggiunge sempre questo aggettivo sostanziale: Israele è una democrazia, ma è una democrazia ebraica. Cosa vuol dire questo? Non esistono stati in Europa che, al di là della religione prevalente cristiana, si definiscono con questo tipo di aggettivo. Non lo accetteremo mai, perché Israele presuppone, dal suo atto fondativo in poi, fino all'ultima legge fondamentale approvata, che Israele è sì una democrazia, ma prima di tutto è ebraica, quindi è una democrazia del popolo ebraico. Tanto che qualunque ebreo in tutto il mondo può trovare in Israele la sua casa, fare ritorno e avere pienezza di diritti, ma un arabo israeliano che ha il passaporto israeliano, cittadinanza israeliana, carta d'identità israeliana, ma sulla carta d'identità viene aggiunto e specificato l'etnia di appartenenza, fatto abbastanza singolare se ci vorreste pensare, ebbene non ha gli stessi diritti, non avrà mai gli stessi diritti, è per questo che questa cosa dovrebbe, da questo discende tutto, è ovvio che Israele è un regime di apartheid, non può essere altrimenti, perché un regime è una democrazia ebraica, cioè, con un termine tecnico, una etnocrazia. Un sistema democratico che assegna però i suoi diritti non in maniera paritaria, perché Israele non ha una costituzione che sancisca l'eguaglianza dei suoi cittadini e non la vuole avere. Era un obbligo imposto dall'ONU al momento della Costituzione, non è stato fatto, perché le costituzioni sanciscono l'eguaglianza dei cittadini e all'interno di Israele i cittadini non sono tutti uguali, perché i diritti vengono attribuiti, ripartiti, assegnati in base all'appartenenza a un gruppo etnico, e in base a quel gruppo si hanno più o meno diritti. Questa cosa dovrebbe indignarci, ma secondo me non dovremmo fermarci a questo, perché da questo derivano delle conseguenze. Questa singolarità, diciamo, dello Stato di Israele in realtà propaga i suoi effetti anche sul piano internazionale. Israele, che da tempo occupa in maniera assolutamente illegale, illegittima e conclamata, un altro Stato, che si chiama Palestina, ed è uno Stato riconosciuto come Stato membro osservatore delle Nazioni Unite, quindi ha aderito alle convenzioni e ha potuto anche sollevare una questione davanti alla Corte Penale Internazionale di violazione di crimini di guerra israeliani, ebbene Israele, che occupa questo Stato pacificamente e da anni, con continuità e alla luce del sole, non è uno Stato che è stato percepito dalla comunità internazionale come un aggressore, un invasore contro cui schierarsi. E perché? Perché purtroppo il diritto internazionale, che per sua natura è un diritto fragile,
È un diritto che nasce da trattati, di accordi fra stati alla pari, e non c'è al di sopra un super poliziotto che ne garantisca l'applicazione. È un diritto che può essere strappato, si dice, in maniera pericolosa da qualunque Stato che rivendichi di non essere soggetto al diritto, di essere uno Stato eccezionale, che è uno Stato per cui non ritiene di dover rispettare il diritto internazionale. Israele rivendica questo da sempre. Israele rivendica di essere uno Stato eccezionale, cioè che a lui non si applichi il diritto internazionale. Ora, noi in questi ultimi tempi, in queste ultime settimane, mesi, ci stiamo occupando molto del diritto internazionale, io ne sono contentissimo, perché quando un giurista vede questo interesse al diritto internazionale, all'ONU, non può che essere lieto, non può che essere felice. Però, c'è un però. La prima cosa che si impara da avvocati è che quando si entra in un tribunale, in qualunque luogo dove si applica il diritto, c'è una striscia, c'è una scritta che proprio a volte è palesemente scolpita, ma è sottintesa: la legge è uguale per tutti, servono le leggi. Voi in un tribunale, se state in Italia, trovate questa scritta: la legge è uguale per tutti. E l'ONU parte dal presupposto che per preservare contro la guerra tutti gli stati sono sovrani uguali. Nessuno stato può aggredire e invadere un altro, e l'ONU garantisce il rispetto di questo. Allora, se abbiamo consentito e se consentiamo uno Stato di non essere uguale come gli altri, di poter violare impunemente e palesemente il diritto internazionale e di non avere nessuna conseguenza, noi ci rendiamo conto che il diritto internazionale diventa poca cosa. E a questo punto, ovvio, ho apprezzato le parole che ho detto, ma non abbiamo sentito per questi ultimi 50 anni e passa a parlare di invasore, di invasa, aggredito, aggressore, diritto internazionale. Pochi sanno che l'ONU, che funziona male perché c'è il diritto di veto, e tutti pensiamo all'odioso diritto di veto che la Russia sta frapponendo, guardate che negli ultimi 50 anni la maggior parte dei veti all'ONU sono stati posti nel Consiglio di Sicurezza degli Stati Uniti, e sono stati posti per un motivo che non molti ricordano e che mi piace ricordare: la maggior parte dei veti posti dagli Stati Uniti era contro delibere di condanna di Israele. Israele è il motivo per cui da anni il diritto internazionale non funziona, ed è una finzione, è il motivo per cui da anni il Consiglio di Sicurezza non riesce a operare, ma è vittima di veti. Israele è il motivo per cui il diritto internazionale da anni, quel diritto che si applica solo nei confronti dei più deboli, perché se uno Stato è abbastanza forte può violarlo impunemente. Se il diritto internazionale da anni questo, non meravigliamoci che a un certo momento questa cosa si allarghi. Qualcun altro dica che io sono abbastanza forte per poter aggredire, invadere e non volerne pagare il prezzo. Anch'io posso porre un veto contro qualcuno che condanna un'aggressione, la mia. Questo è il problema del diritto internazionale, non uno dei problemi, è il problema fondamentale, cioè l'effettività del diritto internazionale. Perché il diritto internazionale è per tutti o non è per nessuno. È l'alibi, la giustificazione del più forte, quello che usiamo quando vogliamo condannare un certo invasore, un certo aggressore, ma non qualunque invasore, non qualunque aggressore. Quando non ci stanno a cuore i diritti di tutti i popoli, di tutti gli stati e l'autodeterminazione sovrana di ogni popolo sul suo territorio, ma solo di quelli che riteniamo essere in quel momento, per motivi contingenti e di interesse, i nostri alleati. Il diritto internazionale è diventato un alibi per giustificare i nostri alleati e condannare i nostri nemici. Israele è da sempre nostro alleato e tutto gli è consentito e permesso. E allora voi capite che se recentemente, a me ha fatto fin sorridere la più importante risoluzione di condanna di Israele, abbastanza recente, dicembre 2016, la 2334, sanciva tre principi. Il primo era che anche Israele è sottoposto e tenuto a rispettare il diritto internazionale. Sembra una cosa ridicola doverla ripetere, ma perché Israele rivendica di non essere tenuto, e quindi la sua invasione della Palestina era illegittima e quindi le colonie israeliane erano illegali. Queste tre cose scontate devono essere ribadite da una risoluzione di condanna. Israele ne ha accumulate 78, non più di ogni altro stato al mondo, più da solo di tutti gli altri stati del mondo sommati e messi insieme. Quindi se oggi il diritto internazionale non c'è, non funziona, se oggi l'ONU non garantisce effettivo rispetto della sovranità dei paesi e dei diritti, esiste una prima causa e una prima responsabilità. E chi si occupa della causa palestinese, prima e ancor più che un gesto di solidarietà verso il popolo palestinese, si occupa di garantire un principio di diritto intangibile e universale, cioè ha a cuore l'eguale comunità di stati sovrani, ciascuno
ciascuno indipendente sul suo territorio e ai quali deve essere garantito un pari diritto al di là della situazione di debolezza. I palestinesi sono più deboli, devono cedere qualcosa. In realtà è lo Stato israeliano è più forte, quindi può prendersi qualunque cosa. Ma consentiremmo a qualunque Stato più forte di prendersi il territorio di un altro Stato, la sovranità altrui, di comprimere col conculcare le libertà di altri popoli? Dipende. Se riteniamo che il nostro interesse economico e le nostre alleanze contingente lo richiedano. Ma a questo punto, almeno il conflitto israelo-palestinese un merito ce l'ha. Smaschera un'ipocrisia intollerabile, qualcosa che non è più sopportabile non a Israele, ma a livello di comunità internazionale, mette a nudo le nostre contraddizioni, fa sì che, come dice il più importante giurista, forse vivente di diritto internazionale, l'occupazione israele della Palestina ogni giorno ci ricorda di quanto è colpevole il nostro silenzio e di quanto le nostre grida di rispetto del diritto internazionale sono richiami di opportunismo, se non ci schieriamo ora e oggi contro questa, che è l'invasione più storica, più antica, più consolidata e oggi, permettetemi di dire, più odiosa. Ecco, lo stesso anno in cui c'era questa risoluzione, l'Oxford Dictionary dichiarava la parola dell'anno, la parola che aveva segnato il cambiamento linguistico. Le parole sono importanti. La parola di quell'anno era post-truth, post-verità, che in due semplicemente vuol dire che non è importante che un fatto sia vero, perché si affermi. È importante che un fatto venga sostenuto da una narrazione, da una propaganda costante, massiccia e forte, e in quel caso si affermerà. Noi sappiamo che i morti non sono tutti uguali, non si contano ma si pesano. Noi sappiamo che non tutte le violazioni sono uguali, non tutti i bambini denutriti e bombardati hanno lo stesso peso e la stessa rilevanza. Nel clima della post-verità, migliaia di bambini israeliani e palestinesi sfrattati, iracheni bombardati o morti sotto embargo, non meritano una fotografia e un'immagine. Ciò che conta è la post-verità, cioè ci sono i fatti che hanno abbastanza potere massmediatico, hanno sufficiente propaganda e una narrazione così forte da potersi imporre, per cui noi oggi soffriamo per le violazioni del diritto che ci sono in alcuni posti, non ovunque. Ecco, questo passaggio dalla verità alla post-verità, da una democrazia che garantisce i diritti tutti a una post-democrazia che ritiene di discriminare in base all'appartenenza etnica, non solo sono un problema che accade in Israele, dove in nessun libro scolastico, il libro scolastico di storia più importante, non c'è la foto di un palestinese, ma solo vignette. Perché la foto ti rende di fronte l'identità e l'umanità di una persona, che non deve esserci. Ecco, la verità ha cessato di esistere, di essere soppiantata dalla post-verità di Israele, ma io credo che questa cosa sia poi passata nel mondo intero, quando noi possiamo tranquillamente pensare che 800.000 persone uccise in Ruanda non sono un genocidio, che 400.000 bambini morti per embargo in Iraq non sono un problema umanitario, ma invece qualche migliaio di altre persone che noi eleggiamo come meritevoli sono sì un genocidio, il motivo di un embargo, il motivo di sanzioni e il motivo anche di mettere a repentaglio il nostro benessere. A me piacerebbe che ci fosse un popolo, una cittadinanza e una nazione disponibile a rinunciare qualcosa del suo benessere a tutela dei diritti, ma dovrebbe essere dei diritti di tutti, se non è solamente a correre a favore dei tuoi alleati e dei privilegi di qualcuno. Ecco, la Palestina ci ricorda questo, ci mette di fronte allo specchio noi stessi e secondo me rende necessario ogni giorno di impegnarsi, non solo per credere che qualcosa di migliore sia possibile in Palestina, ma che un mondo migliore, un po' meno soggetto al potere, alla forza, all'abuso, ma magari un criterio di giustizia, mi permetto dire da giurista di diritto effettivo, sia ancora possibile oggi nel mondo. Per questo è importante che questo premio ci sia, che voi siate qui, che ci sia ancora qualcuno che pensa che il diritto o è universale o è semplicemente la giustificazione del privilegio del più forte. Quello che oggi succede in Palestina. Grazie. Allora, il Covid, se c'è una cosa, prego, vieni qua da vieni con noi. Cioè, ti ha fatto schivare questa targa due anni fa perché il Covid ha rinviato, perché tanti anni che tu sei d'aiuto per tutti noi su questa lettura profonda anche del diritto internazionale, quindi abbiamo pensato di dare anche a te un attestato di riconoscimento per l'impegno costante
dimostrato in difesa appunto del diritto internazionale del popolo palestinese. Credo che sia importante.